C'era una volta un losco figuro che si aggirava furtivo per i box del maneggio. Ma per fortuna ora non c'è più, e da quando se n'è andato la pace e la tranquillità regnano sovrane. O forse dovrei dire sono elette sovrane. Beh, per dirla tutta fino in fondo, in realtà c'era qualcosa che non andava proprio bene. Un bel giorno, infatti, Mario e Federica decisero di sedersi a tavola per parlare. Ricordate che gli piaceva sempre sedersi, vero? Era da un po' di tempo che si vedevano irrequieti, così decisero di confidarsi. Con loro sorpresa, infatti, scoprirono che per tutto questo tempo i loro sogni erano pervasi dalle stesse voglie irresistibili. Decisero assieme di continuare a resistere alle tentazioni e per un certo periodo le giornate sembravano passare serene. Fino a quando, all'improvviso, accadde l'irreparabile. Eh sì, perché assieme a questa caduta arrivava un irresistibile sole. Un sole che non era più possibile dimenticare. Chi prova sole non lascia più. Mario e Federica trovarono piacevole l'idea che queste cadute fossero accompagnate da un sole o dalla Nutella, tanto che giorno dopo giorno, nei loro sogni, si materializzavano ogni volta i soli più disparati. Ad un certo punto, non essendo oramai più capaci di resistere alla tentazione, il passaggio successivo arrivava in modo naturale. Visto che ad ogni caduta arrivava sempre qualcosa, perché non forzare la mano e causare qualche caduta accidentale in più, in modo da mantenere salda questa tradizione? E fu così che giorno dopo giorno, mese dopo mese, cadute dopo cadute, si alternavano ai soli i rinfreschi proposti da altre stelle cadenti del maneggio. E tanto più arrivavano i rinfreschi, tanto più per Mario e Federica diventava un'ossessione trovare la tavola imbandita per gustarsi una piacevole parentesi ogni fine lezione. Pian piano e lentamente, i vari sotterfugi messi in opera dal losco figuro iniziavano a dare i loro frutti e Mario e Federica non riuscivano a fare altro che studiare nuovi stratagemmi, cioè nuove cadute, per ricevere altri rinfreschi. Fino a quando, con un colpo di fulmine, a Mario venne l'illuminazione. Prese subito la bicicletta e andò nella piazza del Panaruffo per appendere in bella vista l'avviso plastificato all'istante. Un araldo venne incaricato di leggere in pubblico quanto sancito dal re. Sua Maestà, il Re dei Campi, pubblica l'annuncio qui pubblicato. Poiché la Nutella piace a tanti, e tanti in passato ne hanno mangiato, si indice una sfida fatta a salti, che si sviluppa in un campionato. E fu così che venne indetto un torneo programmato per il primo fine settimana di Luna Nuova. A questa notizia tutti reagirono diversamente. Qualcuno iniziò a fare di nascosto degli allenamenti notturni. Qualcuno studiò degli infallibili riti propiziatori. Prima ero solo a ballare l'alligalli, adesso siamo in due a ballare l'alligalli. E se prima eravamo in due a ballare l'alligalli, adesso siamo in tre a ballare l'alligalli. Se prima eravamo in tre a ballare l'alligalli, adesso siamo in quattro a ballare l'alligalli. Altri imploravano pietà per le proprie gambe. Qualcuno addirittura tentò la fuga.
ma nulla poteva far desistere Mario e Federica dalla decisione presa. Lo scopo del torneo, infatti, era ben altro rispetto alla semplice gara, e ben presto i concorrenti lo scopriranno a proprie spese. Fu così che il grande giorno arrivò in un baleno, e tutto era pronto quando il re dei campi aprì la parata per inaugurare il percorso di guerra. Dieci ettari di percorso ad ostacoli, con i numeri dei salti presi direttamente dai civici delle vie di Roma. Il primo giorno di gara prevedeva il campo allagato. Il secondo giorno prevedeva il salto inaffrontabile. E arrivati al terzo giorno, l'ultimo ostacolo si doveva affrontare a notte fonda, completamente al buio. Nessuno se la sentiva di affrontare questo percorso, quando dall'interno di un box comparve il losco figuro, pronto ad accettare la sfida. Un giro di riscaldamento, quattro salti in padella ed eccolo pronto ad aspettare il suono della campana. Tutti sapevano però che nonostante la sua buona volontà non c'erano speranze. E infatti non superò neanche il numero uno. Chi prova sole non lo lascia più. Cardero nell'ordine. Giulietta, Marcolino, Voldemort, Naike, Chiaretta, La Lelena, Annina, Benny. E ad ogni caduta il banchetto si arricchiva sempre di più. Le mangiate di Mario e Federica erano ormai inarrestabili e tutto ormai sembrava perduto quando dall'orizzonte si videro spuntare le sagome di due valorosi eroi. Sì, forse erano loro gli unici che potevano superare le insidie celate nel percorso e salvare gli istruttori dalla loro terribile sorte. Gli Gnomings. Superarono il campo allagato grazie alle loro abilità. Poi superarono l'ostacolo impossibile usando i loro fortissimi poteri. E dopo 20 ore di percorso raggiunsero il livello finale, l'ostacolo buio. Ma appunto col buio nessuno poté vedere nulla. L'indomani tutti erano collegati su Equiresults per scoprire se gli Gnomings erano riusciti a superare anche l'ultima sfida. Ma, visto il buio così fitto, nessuno era riuscito a vedere cosa fosse successo durante il percorso, neanche la giuria, e il loro risultato tardava ad arrivare. Poco dopo in maneggio erano tutti riuniti per parlare dell'accaduto, quando nuovamente dall'orizzonte comparvero gli Gnomings che si avvicinavano a scuderia. In mano portavano ognuno una torta e quando si avvicinarono invitarono i presenti a far festa tutti assieme. Tutti chiesero a loro cosa fosse accaduto la sera prima, ma la risposta era sempre la stessa. Era importante il risultato finale? No, quello che conta è potersi divertire tutti assieme e formare un bellissimo gruppo unito. E così nessuno seppe come finì la sfida del terribile percorso. Ma lo scopo del losco figuro era ottenuto. Da quel giorno, infatti, il gruppo del Panaruffo era più unito e ognuno di loro poté fare tesoro di questa grande amicizia. E allora, buon Panaruffo a tutti!